Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xioder e ragazzi oggi abbiamo un sacco di novità interessantissime per quello che riguarda i prossimi giorni di Fortnite. Ragazzi, nel video di oggi parleremo di una nuova skin per le armi che è stata scoperta nei file di gioco da pochissime ore e si tratterà di una roba incredibile. Vedremo anche, ragazzi, una roba molto particolare successa e che sta succedendo tuttora con il balletto di ieri nello shop. Una cosa molto molto controversa e parleremo anche, raga, di un tunnel segreto scoperto nel gioco. Ormai è pieno di cose interessantissime. Vi ricordo comunque sempre, ragazzi, un bel pollicione in su, iscrivetevi in tantissimi al canale e mi raccomando, attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento. Quindi ragazzi, bando alle ciance, ciancio alle bande con il nuovo effetto di transizione che dobbiamo un attimo capire bene come funziona. Vi faccio la domanda di oggi, ragazzi, domanda veramente semplicissima, sarebbe fighissimo vederla. Eccola qua: qual è il tuo ballo preferito? Qual è il migliore? Quello che vi piace di più, ragazzi? Il mio attualmente è il sassofono, mi piace veramente veramente tantissimo, tanta tanta roba. Quindi ragazzi, cominciamo subito e parliamo della notizia clou di questi giorni. Ovviamente alla mia destra o alla vostra destra, comunque alla destra di qualcuno, è appena apparso il logo del KFC. Ragazzi, tutti lo conosciamo, è arrivato da poco in Italia. Sapevamo che con la skin del Chicken Tender, il Tender Defender, in poche parole il pollo difensore, KFC aveva in realtà stipulato un accordo con Epic Games. Ma ragazzi, direttamente dalla pagina Twitter di KFC Gaming viene pubblicata questa immagine che si chiama Chicken Champ. Io non lo so, non so che cosa dirvi. Sicuramente va a richiamare, ragazzi, Fortnite. Lo vedete, dietro c'è uno sfondo, poi c'è una skin, c'è un piccone. Secondo me è un loro concept, perché non mi sembra proprio una skin, mi sembra troppo realistico il piccone, però l'hanno pubblicato loro ufficialmente nella loro pagina. Quindi ragazzi, staremo a vedere quali saranno gli aggiornamenti e soprattutto se davvero dovremo aspettarci prestissimo una nuova skin con il nostro signore Baffuto. Ma andiamo avanti, ragazzi, che mi piacciono un botto queste transazioni, mi piacciono meravigliosamente. Se devo un attimo prenderci la mano, ma sono bellissime, ragazzi. Andiamo avanti, ragazzi, e parliamo invece della skin Krampus. Ma non voglio parlare con voi della skin in sé, bensì, ragazzi, di un file che è stato trovato da pochissime ore, come vi anticipavo, e che è relativo ad una possibile camo, quindi una skin, ragazzi, che si chiama Krampus Grad. Come vedete, purtroppo siete coperti da me, ma è nella sottocartella dove ci sono tutte le mimetiche per le armi e per i veicoli. Non sappiamo assolutamente, ragazzi, quale sia il motivo, come sia fatta, ragazzi, questa skin, ma ovviamente tutti ci chiediamo: porca vacca, quando verrà pubblicata? Addirittura dei leakers azzardano a dire che arriverà domani. Io sinceramente penso, se mai fosse ufficialmente pubblicata questa skin nuova per le armi e per i veicoli, secondo me dovrebbe arrivare come minimo prima del termine del periodo natalizio, quindi prima dell'arrivo dell'Epifania. Ovviamente, ragazzi, staremo a vedere un pochettino che cosa ci dobbiamo aspettare. Andiamo avanti, ragazzi, ancora, e qua l'ho beccata giusta la transazione. Volevo, ragazzi, invece parlarvi un secondo di un'altra cosa interessantissima. Questo è un regalo che viene fatto da Epic Games ai nostri amici giapponesi, ragazzi. Non sappiamo, ho tradotto quella roba lì, ma non si capiva bene. Comunque una borsa con dentro, una borsa di Fortnite ufficiale con tanto di ombrello, con dentro un sacco di gadget, dai Funko Pops a delle altre cose, a dei mini Funko Pops, insomma un sacco di oggettini super carini che tutti gli amanti di Fortnite vorrebbero avere.
E avanti ancora, ragazzi. Ovviamente non fermiamoci e parliamo di quello che... questo l'ho azzeccato ancora meglio. Di quello di cui vi ho parlato all'inizio, ragazzi. Lo Shaolin Sit-Up. In poche parole, la seduta Shaolin, come la chiamiamo noi in italiano, ragazzi. È successo e sta tuttora succedendo un casino con questa nuova... con questo nuovo balletto. Sapete, ragazzi, che un po' di tempo fa ci fu il problema del balletto, quello che faceva la piroetta indietro, com'è che si chiamava? Sexy da matti. Si chiamava, che c'era gente che riusciva a fare le cecchinate mentre saltava. Beh, ragazzi, non ci siamo molto lontani. Adesso ricordarsi con quale tasto avevo messo la visualizzazione della finestra, non me la ricordo, quindi lo facciamo manuale perché ho proprio veramente un buco e non è quello della mia testa. Vi faccio vedere, ragazzi, guardate un po' che storia. Guardate un po', Ma dai! Avete visto, ragazzi, che roba? Avete visto che roba? Il tizio con il nuovo balletto, mentre gli stava sparando, si è buttato indietro e nel momento in cui lui si butta indietro schiva il colpo, ma non c'è in realtà il tempo in cui si deve rialzare, quindi istintivamente ha subito in mano un'arma e può sparare un colpo in faccia. Se avete preso queste mod, ragazzi, vi do un consiglio: provate ad andare a dargli un'occhiata e a provare questa cosa, perché è molto molto interessante da provare in game. Ma voglio, ragazzi, andare avanti e parlare ancora facendovi vedere un attimo la skin, il DJ Ops, quella che abbiamo vista. Forse non tutti lo sanno, ragazzi, ma c'è una curiosità che riguarda questa skin. Al momento di ogni eliminazione, guardate un pochettino il backpack, guardate, aspetta, guarda come gira veloce. Ogni kill fatta con il backpack del Funk Ops possiamo dire che sia come se fosse reattivo, quindi anzi è reattivo, aumenta di brutto la velocità, l'intensità, e ovviamente è una cosa carina che ci può stare da dire e che magari forse non tutti avevano visto. Quindi, ragazzi, fatemela mandare, è meravigliosa. Mi piace un po'. Andiamo avanti, ragazzi, e volevo parlare con voi di un'altra figata incredibile. Sto parlando, ragazzi, dell'imminente uscita del deltaplano Nautilus. Sappiamo, ragazzi, che molto probabilmente arriveranno elementi relativi al mare in questa fine season. Oramai, ragazzi, siamo arrivati a metà strada, quindi qualcosa dovrebbe cambiare, o addirittura per la season numero 8 abbiamo già visto il backpack, abbiamo visto anche il piccone, non conosciamo invece la skin, e quindi, ragazzi, prestissimo sapremo quanto cambieranno le cose, ovviamente, su Fortnite. Ma andiamo avanti, ragazzi, e facciamo un attimo il punto della situazione su quello che è presente nel quartiere, ragazzi. Vi faccio vedere questo spezzone preso proprio da un mio gameplay, ragazzi. Forse non lo sapete, ma nel nuovo quartiere, se spacchiamo questa scala, prot, c'è un tunnel segreto incredibile, ragazzi, che ci permette di camminare indisturbati proprio sotto tutti gli edifici del quartiere e cercando appunto la soluzione migliore per poter sviare eventualmente a degli attacchi da parte dei nemici, ma anche, ragazzi, esplorandolo sotto potremo raggiungere tutte le abitazioni, tutti i palazzi senza essere sgamati. Io non so, ragazzi, se sia voluto o meno questo tunnel. Intanto guardate, è veramente grandissimo, ragazzi, si snoda in un sacco di rami. Io non so se l'avete provato a vedere, provate a dargli un'occhiata. Io spacco il muro di qua, ragazzi, e opla, si finisce di prepotenza dentro a una casa completamente abitata. Insomma, ragazzi, tante tante novità relative ai prossimi giorni anche in questo video. Io spero, ragazzi, davvero che questo video vi sia piaciuto e mi raccomando di lasciare un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi in tantissimi al canale e noi ci vediamo presto. Ciao.